buono. Ottima scelta, madame, si accomodi. Grazie. Mi dà l'impressione di essere una ragazza rock. Questa è l'Elton John. Non lo sai più? No, lo so. Questa è una canzone che ascoltavo quando ero piccola con mio padre e mia sorella nei viaggi, quindi mi emoziona molto ascoltarla. Poi adoro Elton John, quindi... Crocodile Rock. Peraltro so che hai una passione, faccio un piccolo spoiler, qui c'è una batteria, poi vedremo, va? Qui c'è una batteria, casualmente è atterrata una batteria qui. Allora Greta, parliamo della fiction Chiamami Ancora Amore, che va in onda stasera, prime due puntate proprio su Rai 1, che è la storia, abbiamo capito, di una coppia che scoppia, che è un argomento peraltro che ha avuto, insomma, tanti film, no? Certo. Kramer contro Kramer, storia di un matrimonio, no? Quella ultima con la Johansson. Chi sono? Anna e Enrico. Anna ed Enrico sono due ragazzi normali, sono una coppia come ce ne sono tante. E la serie, non spoilerò niente, in realtà inizia praticamente con la loro separazione. Questa scena che abbiamo visto è una scena a cui tengo tantissimo, perché il mio personaggio inizia la serie che il mio personaggio sta andando via di casa e lui, il marito, in realtà le ha organizzato una festa a sorpresa alla quale lei è costretta ad andare perché non può assolutamente esimersi. E secondo me è una sensazione, anche quando l'abbiamo girata, provavo proprio quella sensazione di imbarazzo fortissima. E tutta la prima serata, in parte, insomma, è ambientata in questa festa, no? Dove c'è moltissima tensione, perché il mio personaggio era deciso ad andarsene. E un colpo di genio, secondo me, dello sceneggiatore Giacomo Bendotti. Tu hai recitato una che recitava, per capirci. Esattamente, esatto. Interessante. Questa è una coppia, come appunto ripeto ce ne sono tante, si trova in un momento difficile della loro relazione. E scopriremo di lei qualcosa, c'è la famosa frase che avrei sentito citare mille volte, no? L'incipit di Anna Karenina, Tolstoi, tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia è infelice. Lo è a modo suo. È infelice a modo suo. Perché Anna è infelice? E che cosa... ovviamente lo scopriremo nella fiction, certo. No? Però mi interessa capire se in Anna hai messo qualcosa di te nel carattere di questa donna. Allora, lei è infelice perché è molto insoddisfatta. Mm. Ha ripiegato su un lavoro che non... Diciamo, lei voleva fare il medico, però converte i suoi esami di medicina in infermieristica per potersi laureare subito, avendo avuto un bambino giovane insieme ad Enrico. Questo la porta, insomma, ad essere non completamente soddisfatta, si porta dietro un fardello che poi in effetti la condiziona nel suo presente. In più ha anche un rapporto conflittuale col padre e è orfana di mamma. Quindi ha una serie di tormenti, come però, voglio dire, conosciamo tante persone, no? Che hanno, anche io, tutti noi abbiamo, no? I nostri problemi, i nostri... problemi magari del passato che ci portiamo ogni tanto un pochino dietro, quindi lei è un po' irrisolta e è alla ricerca di questa sua felicità personale, nel farlo mette in crisi il suo presente, quindi la sua relazione. Perché poi c'è una cosa che mi domando sempre, no? Poi qui c'è Minnie che ha vissuto gli anni 70, e modo pieno, insomma, le donne insoddisfatte perché hanno dovuto rinunciare a delle cose per fare la mamma, questo purtroppo avviene in Italia perché non ti aiutano, non c'è in Italia più che negli altri posti, no? Poi come fanno a crescere, come fanno a essere felici? Tu ci pensi, tu hai dovuto mai rinunciare a qualcosa oppure... Io ho sempre messo la mia realizzazione professionale al centro della mia vita, perché comunque sono molto fortunata a fare il mestiere che amo. Ti piace. Quindi non ho mai rinunciato al mio lavoro per altre cose. A volte sono scesa un po' a compromessi, perché comunque si sa, nelle relazioni bisogna un po' farlo, anche per, no, per il quieto vivere, no? Però non ho figli, non perché... sembra che non è che non ho voluto figli, no, non c'è nessuna rigidità da parte mia, semplicemente non è capitato e quando ero più piccola ero veramente molto attenta che non capitasse. Quindi non... soprattutto, insomma, quando stavo decidendo, no, veramente cosa fare nella vita, alla fine pensare di avere un figlio era sempre qualcosa che dentro di me pensavo mi avrebbe ostacolata. Poi magari non è così, conosco tantissime colleghe attrici che hanno avuto figli e poi hanno fatto moltissimi film meravigliosi. Diciamo che non dovrebbe essere così, ecco, mai, per una donna. Però lo è, nel nostro mondo, al di là del mio proprio, nella nostra società, io credo che l'educazione dei figli è qualcosa che ancora
ad appannaggio della donna e quindi molto spesso sono le ragazze che devono rinunciare, no? Fanno delle scelte che un po' le condizionano piuttosto che i mariti. È raro sentire che è un marito, no? Vabbè, non va bene però. Chi ti ha insegnato a essere così indipendente in famiglia? Un po' tutti, però mia nonna materna, che non aveva preso la patente, mi diceva sempre: se rinasco devo prendere la patente, tu devi fare, devi essere assolutamente, tu non devi dipendere mai da niente, da nessuno, neanche per un passaggio ovviamente. E infatti è così, non ho mai dipeso da niente, da nessuno. Ho iniziato a lavorare prestissimo, cioè ho fatto la commessa quando avevo 16 anni, facevo la babysitter perché avevo proprio bisogno di essere indipendente. E la passione per lo spettacolo com'è nata? Per il cinema, insomma, per il teatro, per la recitazione? Per il cinema è stato un amore, è sempre stato amore, sinceramente, da quando ero piccola. Ho avuto la fortuna di fare dei corsi di teatro da bambina perché i miei genitori mi mandarono a fare questi corsi che erano proprio propedeutici all'arte. Poi crescendo ho sviluppato le mie passioni, mi sono focalizzata sulla recitazione, però in realtà io volevo fare la regista, poi dopo per una serie di motivi ho iniziato a lavorare prestissimo a Un posto al sole, avevo poco più che 20 anni e poi da lì non ho più smesso di lavorare come attrice. E la regista la vuoi fare sempre? Ce ne sono così poche di registe donne, sì, anche se l'ultimo Oscar l'ha vinto una regista donna. Chloe, sì. Sì, mi piacerebbe, ora vediamo, però perché è una cosa, è un lavoro, chiaramente è un lavoro che è diverso, è molto molto impegnativo il lavoro del regista, dell'autore, no? Però sì, quando, cioè, sto provando, tra un po' cercherò di fare qualcosa. Ti posso dire che ho la sensazione che ce la farai. Pubblicità e poi dopo parliamo pure di questo bacio con Montalbano, perché veramente... È la tassa questa. No, ma ne abbiamo parlato tanto anche qui, perché insomma tutta l'Italia si è strappata i capelli, scherzo. Ma mica tanto, vai. Pubblicità. Siamo qui con Greta Scarano stasera, Chiamami ancora amore. Qualche tempo fa il famoso bacio con il commissario Montalbano. Lo so, ti tocca, vai. Eccolo, rivediamolo. Senti, non sai che cosa ho scoperto in questi documenti? Catalano ti faceva l'usuraio, prestava i soldi a strozzo. E non solo, trascriveva tutti i dialoghi che aveva con i suoi creditori. Di là ce n'è un armadio pieno. Lo so. Come lo sai? Io so tutto. Così ti sarebbe piaciuto, ti piacerebbe, ma tu sei fidanzata con un regista. Ma in che senso proprio di... Non fisicamente, diciamo, come carattere? È un uomo molto forte, quindi a me piace sempre, mi piace avere accanto persone forti, di carattere. Lui, sì, lui, ma poi Luca è un uomo eccezionale, quindi... Insomma, si trasla. Però leggevo che ti ha scritto chiunque dicendo di rovina famiglia, perché poi in seguito a questo bacio, in parte, Montalbano, diciamo, sì, chiama la sua fidanzata Livia in modo, insomma, non proprio elegante. E forse la scarica. Lei chiama lui, neanche lui chiama lei. Sì. Oddio, forse. Vabbè, non mi ricordo. Sì. Comunque. È vero che ti hanno scritto dicendo di rovina famiglia? Ma qualcuno, qualcuno. Cioè, c'è stato molto clamore, no? Più che altro perché nessuno dei fan di Montalbano si aspettava di vedere il suo Beniamino, che è sempre così. Che poi in realtà lui ha avuto le sue avventure. Sì, quindi, no. Però ecco, proprio evidentemente proprio la scelta di alla fine lasciare la moglie poi per telefono, questo non l'hanno per niente gradito. Beh, giustamente. Ma sì, però io poi non so, l'ha scritto Camilleri, quindi poi non so, avete no, ragione, vabbè, nel senso, capisco, sì, poteva... le donne che dice non ci si lascia per telefono. Ma anche molti anni. Uomini, anche molti uomini, cioè non... Però poi ho sentito molte persone che dicevano... la storia era finita da tempo, si trascinava, insomma. Poi più che altro la cosa insopportabile, Minni, Alessandro, Lidia, è che
un uomo che ha una relazione da tempo, appunto, tradisce la sua compagna e la colpa è della donna, anche no, giusto? Certo che no. Io parlavo di un fatto formale, cioè non puoi lasciare qualcuno con un WhatsApp. No, no, infatti no. Tu pensi che sia un segno dei tempi, spero Alessandro? Spero di no, insomma, mancanza di coraggio totale, mi mandi un messaggino. Sì. Tu non l'avresti mai fatto? Ma no, ma io penso che sia per una questione di tempistiche, cioè nel senso che era forse la storia tra Livia e Montalbano era già in lontananza, sempre in lontananza. Era un po' incredibile anche a volte. Però dai, fammela sentire se telefonando, vai Lidia. Esatto. Poi Camilleri, tu l'hai conosciuto? No. No, ti dispiace un po'? Sì, l'ho intravisto, ma insomma, ma non l'ho mai conosciuto, no. Sicuramente l'avrei conosciuto se non fosse... Certo, che avete avuto questo lascito importante, però... Però immagino che si fa grasse risate a sentire ancora parlare di questa cosa. Certo, di lassù. Sì, sicuramente. Grande maestro Camilleri, illuminaci con la tua sapienza. Vai, andate. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Davvero una voce potentissima. Alessandro, grazie. Montalbano lo amiamo perché abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di eroine. Cosa pensi? Sì, abbiamo bisogno di qualcuno che risolva le grandi ingiustizie. Mm. E quindi quando esce fuori che sia D'Artagnan piuttosto che Montalbano, diciamo, c'è un giudice a Berlino. C'è salvezza. C'è qualcuno che ci pensa. Un punto di riferimento. Esatto, il tuo punto di riferimento chi è stato, se ne hai avuto? Te ne hai avuti? La mia famiglia, un po' tutti della mia famiglia. Sono sempre stata una però piuttosto indipendente, anche caratterialmente, quindi anche abbastanza sicura di me. Però ho avuto delle bravissime insegnanti a scuola, insomma ho visto sempre donne molto forti, sono stata circondata da donne molto forti, anche attualmente, mia mamma, la mia zia, sono tutte persone molto forti, quindi... Sono orgogliose di te? Sì, tantissimo, molto. Tipo? Sono contentissime. Il complimento più bello che ti hanno fatto me lo dici dopo che vediamo un po' dei tuoi film, dai. Cesare sta ancora a Roma? Fatemelo vedere, prego, solo un attimo. Chi mi dice che mi posso fidare? Io tengo più la vita sua che la mia. Seguimi, ma stai a distanza però. Sì, dammi un bacio. Sentiamo ogni 20 minuti. Anche ogni 10. Ok. Oh, sta tranquilla, io sto tranquillo. Lo so. Sono una potenza. Ti amo. Come va? Bene, bene, benissimo. Ciao, tu sei Barbara, no? Barbara. Ok, sì. Si può fare, io sono Barbara e ti spio da mesi. Dalla vetrina del negozio. Tu però non mi hai mai notata. No, perché sei tutto preso da questa storia d'amore infinita, senza speranze, bla bla bla. Pietro, rimetti sulla banda e andate a caccia di smart drugs. Consegnatemi 30 sostanze ancora legali e io vi garantisco libertà e fedina penale pulita. Cercherete le droghe che ancora non sono nell'elenco del Ministero della Salute e le debellerete. Ci siamo innamorati durante le prove. I miei genitori non mi farebbero più uscire di casa se sapessero. E io volevo dirlo.
ma lui mi ha fatto giurare di tenere la bocca chiusa. Diceva che avrebbe trovato un'altra soluzione. Ero piccola. Il tuo madre era piccola, adesso sei grande. Don Matteo era veramente miliardi esatto, di Don anni Matteo fa. Un po' sta al sole in linea verticale, Mattia Torre, salutiamo il pensiero per un grande autore che non c'è più, l'ultimo Papare e smetto quanto voglio. Ti dicevo, il tuo matriarcato cosa ti ha detto quando hai avuto, quando è che hanno capito che avevi avuto successo, se l'hanno capito? Se... Ma io li ho sempre tenuti molto calmi i miei parenti, quindi non... però, vabbè, ovviamente mi hanno sempre seguita. No, mi ricordo benissimo la prima volta che mio padre venne a Venezia e c'era un film che avevamo fatto a Venezia che appunto era proiettato ed era in concorso la parte, diciamo, Venezia dei giovani, era una sezione collaterale e si chiamava Senza nessuna pietà. E mi ricordo, non potrò mai dimenticare mio padre, alla fine della proiezione mi giro, era una maschera di lacrime con una rosa in mano e la passa a qualcuno perché non riesce dall'emozione a venirmi. È molto divertente. Mi ha detto, papà, che cosa stai facendo? Tenero, dai, carino. Che bello. Sarei emozionato perché vedeva la figlia, cioè era bello per lui, ma era anche per me bellissimo, però certo. A me mi ha fatto più ridere vedere lui che era sconvolto. Cioè, non si riusciva a avvicinare proprio a me con sta rosa. Ma che meraviglia, sì, che sì, gioia, sì. Che bello. Hai recitato con Gigi Proietti? Sì, Gigi, meraviglioso, di quella lavorazione bellissima, perché girammo a Belgrado in parte e mi ricordo che eravamo in questo hotel con Gigi e ci è capitato di cenare insieme ogni tanto ed era bellissimo perché lui, anche se c'era un gap generazionale enorme, perché io ero proprio una ragazzina, però io lo sentivo incredibilmente vicino, cioè un uomo che è sempre stato molto presente nel presente e non sembrava un signore, lo vedevo che era un signore di una certa età, però mi faceva ridere, raccontava le barzellette, era sempre simpatico, poi con questi che non si capiva l'inglese, parlava in inglese con questi camerieri, ho un bellissimo ricordo. Vedi, uno di noi. Vedi, uno di noi, abbiamo. Vedi? L'anziano uomo paga. Guarda, Memo, non lo metto in dubbio. Guarda, tu ci dai sai la prova che non ci sono dubbi. Serena, posso fare solo una piccola domanda? Vai. Ecco, volevo sapere, visto che nel tuoi lavori i baci vanno via... Come l'acqua. Come l'acqua. mi sono sempre chiesto, ma può a volte nascere un qualcosa... tra un protagonista che bacia un'altra persona, anche se non ha rapporti, diciamo, affettivi con questa persona? Cioè, se ci si può innamorare dei colleghi? Sì, se si può, in quel momento in cui fai quella scena e baci un personaggio che devi baciare proprio per esigenze di copione, voglio sapere se a volte può scattare qualcosa. Allora, non mi è mai capitato di... diciamo che la cosa scattasse dopo il bacio, cioè l'avevo capito da prima che c'era qualcosa. Con Montalbano non è successo niente. No, ma Luca è proprio una persona, è un amico, no, ma poi io non amo le scene di intimità molto, cioè non le amo sinceramente, perché comunque devi dare, no, cioè baciare una persona che non è tua, esatto. Intima. Ricordiamo che sei felicemente fidanzata con Sidney Sibilia, che è un regista brillante, uno dei registi più brillanti della sua generazione. E ovviamente queste sono le domande che diciamo, la brava conduttrice di Rai 1 deve fare. Quando ti sposi? Ma io non ho mai, io sono sposata 3-4 volte forse nella mia vita, mi sono sposata tante volte, non ho il pallino del matrimonio. Hai recitato tante volte in abito da sposa? Tantissime, ma da sempre, romanzo criminale, vestita con l'abito bianco tante volte, quindi non ho, ma comunque anche prima, non sono mai stata quella che si voleva sposare, no. Se serve per, sempre dico questa cosa, credo che in Italia per adottare dei figli si debba essere sposati, quindi se può essere insomma utile. No, credo che sia anche per le coppie conviventi l'adozione, sì, credo. Spero. Diciamo che non è un mio desiderio, non lo è mai stato. Sì, ma infatti era una domanda che prevedeva una risposta sincera e quindi va benissimo così, te lo dice una che non si è mai sposata, si vive bene uguale. Comunque, lì c'è questa batteria rossa fiammante, tutta tua, e mi sa che tira mi tocca, fuori il tuo animo rock. Ma poi da sola, così come una io matta, se poi mezzo... accompagno, però non posso fare nulla, perché quando è venuta anche un po' distanziata, che c'è sempre il Covid, sì. E ti...
Vabbè, ti la dico, batteria... io l'ho provata ma non la so suonare. Tu stai suonando allora, la batteria? Allora, io diciamo che adesso so suonare. Allora, io suonavo batteria quando andavo al liceo, quindi stiamo parlando... Al liceo? Capito, ho 34 anni. In diversi complessi. Beh, vabbè, perché poi... Sì, perché... vabbè, studiavo musica, diciamo. Brava. Però poi la batteria, se non la pratichi, infatti è un po'... mi sento un po' incordata. Vabbè, puoi farci una rullata, smesso... dai. No, ma cioè, se... Se... Che abbiamo dobbiamo fare? Base, non, che se cosa se abbiamo? No, possiamo fare campipiede. Cioè io avrei continuato a ballare, a cantare Come Together tutto il tempo, però diciamo che il programma deve continuare. Brava, grazie. Ci hai dato una sferzata di energia. Stasera lanciamo Dov'è la Camera? Tutti su Rai 1 per vedere, diciamolo insieme. Chiamami ancora amore. Amore, esatto. Grande. Grazie per essere stata con noi. Buon bene.